Buonasera, questa sera per la seconda videoconferenza della serie Grandi Pandemie del Passato abbiamo il piacere di avere con noi come relatore il dottor Andrea Rinnovati, che dirige l'unità ospedaliera complessa di chirurgia generale dell'ospedale del Casentino. Il dottor Rinnovati non ha bisogno di presentazioni. Sia perché è nostro socio accademico ormai da diversi anni, sia perché grazie alla sua professione è persona stimata e conosciuta da tutti in città e nei dintorni della città. E quindi mi limito a ricordare che il dottor Nonati parlerà della peste di cui parla Giovanni Boccaccio nella introduzione alla prima giornata del Decameron, la peste del 1348 a Firenze, che in realtà era arrivata in Italia e in Europa prima e che poi sarebbe durata per alcuni anni fino al 1353. È un testo di estrema importanza e di grande interesse. Che insomma sentirete dall'esposizione che ne farà il dottor Rinnovati, perché presenta molti aspetti di grande attualità. E quindi io ringrazio il dottor Rinnovati di aver accettato di partecipare a questa serie di incontri e gli cedo la parola. Non prima di aver ricordato che la terza delle videoconferenze programmate avrà luogo venerdì prossimo, il 19 giugno, sempre alle 18 del pomeriggio, e tornerà a parlare il dottor Marcello Caremani. Questa volta parlerà dell'epidemia di spagnola, quella che infestò il mondo intero alla fine della Prima Guerra Mondiale. Grazie Andrea e ti cedo la parola. Grazie a voi, buonasera a tutti. Io ho accettato volentieri perché quando Giulio me lo propose, non perché io faccia né l'epidemiologo né il virologo, ma perché è un argomento che mi ha da sempre interessato, avendo dei risvolti storici nella medicina di estremo interesse, ma non solo nella medicina, anche nella società civile. Parlare poi della peste che il Boccaccio descrive è interessante perché dopo, come giustamente ha spiegato molto bene il dottor Caremani, Marcello, la peste di Atene del 430-429 a.C. e che viene descritta in maniera precisa e puntuale da Tucidide, noi non abbiamo che dei brevissimi report e quindi il primo autore che viene di nuovo a parlare della peste in una maniera compiuta, ancorché in un'opera letteraria, è il Boccaccio. Ovviamente lui prende spunto dalla peste per fare tutta la nota storia delle novelle e quant'altro. La prima diapositiva, per cortesia. Allora, e quant'altro per una questione pretestuosa per lui, ma in questa pretestuosità lui spiega molto bene tutta una serie di particolari che in realtà sono dei particolari clinici. E infatti partirei proprio dall'esordio che lui ne fa dicendo che quasi all'inizio della primavera del 1348 scoppiò il morbo. Quindi intanto la peste era il morbo in assoluto, virgolettato, tra virgolette, era quella di cui tutti avevano paura e temevano. La peste non si manifestò come in Oriente, dove a chiunque uscisse il sangue dal naso era destinato a morire. E questa è già una sottolineatura importante che ora poi spiego. Il primo sintomo era la comparsa di rigonfiamenti all'inguine o sotto le dita dei piedi. Alcuni crescevano simili a una comune mela, altri somigliavano a un uovo ed erano volgarmente detti gavoccioli. I buboni, in breve tempo, si espandevano in ogni parte del corpo. Successivamente la malattia mutò, provocando macchie nere o livide che in alcuni apparivano grandi e rade, in altri piccole ma frequenti. Queste macchie, così come i buboni, erano presagio di futura morte.
Allora, dopo questa introduzione, lui ovviamente dà la descrizione di quello che poi è in realtà l'organizzazione dell'opera letteraria, e quindi dice delle sette belle ragazze, dei tre bei giovani, ovviamente di condizione sociale elevata, fiorentini, e che si ritirano in campagna sia per sfuggire alla peste, e che questi 10 giovani trascorrono il tempo secondo delle regole ben precise che il Boccaccio descrive, tra canti, balli e giochi, e notevole importanza assumono anche le preghiere. Quindi esiste anche un aspetto, come posso dire io, fideistico in relazione alla gravità della malattia. E per occupare le prime ore pomeridiane, questi ragazzi decidono di raccontare una novella ciascuno, tranne che il venerdì e il sabato, secondo dei precisi rituali. L'elezione quotidiana di un re che fisserà il tema della giornata, a cui tutti gli altri narratori dovranno in qualche modo ispirarsi per svolgere i loro racconti. Al solo Dioneo, che è il più giovane per età, viene concesso di rispettare il tema delle giornate. Dovrà però novellare sempre per ultimo, che infatti nell'opera viene chiamata il privilegio di Dioneo, se io tutto sommato poi alla fine non ricordo male. Ma al di là di questa piccola introduzione c'è anche un'altra cosa interessante che lui esprime molto bene e di cui si potrebbe parlare a lungo, e dice proprio nei rapporti della famiglia in relazione alla peste: l'un fratello l'altro abbandonava, e il zio il nipote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo marito, e i padri e le madri i figlioli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. È ovvio che in questa condizione ne deriva un isolamento dei malati, che vengono abbandonati a un loro tristissimo destino senza un minimo conforto né morale né religioso, che per l'epoca, voglio dire, era estremamente importante. La successiva, per piacere. Ovviamente, sempre rimanendo, prima di fare questa brevissima storia della peste, ci sarebbero da dire due cose. Uno, che secondo Amodeo Peyron, che è un famoso letterato torinese, che dà la descrizione sia del Boccaccio che di Tucidide, ma secondo me sul Boccaccio è un po' crudele, perché mentre di Tucidide dice che non sospende mai l'attenzione del lettore sempre desta, non mai divagata, anzi affaticata dall'orrore ed invasa dalla pietà. Quindi il bello nasce spontaneo, ma è un bello ferale e lugubre. Mentre invece del Boccaccio dice che si presenta ornato e guercio di tali abbellimenti che divagano il lettore dall'orridezza del quadro e lo obbligano a confessare che codesta è la più bella delle pestilenze del genere retorico. E diciamolo pure ampolloso. Ora, io, pur essendo d'accordo che è una delle prime opere letterarie del volgare di un'importanza insostituibile, quello che ho letto prima, proprio in maniera introduttiva, mi pare che di lugubre abbia anche troppo. Comunque, andando avanti per capire come si arriva alla peste del 1347-1353, farei proprio un minimo di storia della peste, perché già gli egizi nel secondo millennio avanti Cristo descrivevano alcune gravi epidemie. Ora, è vero che non è facile individuare se queste gravi epidemie fossero di peste o di febbre emorragiche, cioè virus Ebola o quello che vogliamo, o fossero anche delle febbre emorragiche tifoidee, quando casca l'escara in settima, ottava giornata nell'intestino, o altro ancora, però diciamo che perlomeno esiste la seria possibilità che questo fosse. Anche nella Bibbia si parla delle pestilenze ed epidemie, a testimonianza che in altre epoche, esattamente come oggi, questi eventi esistevano. Come appunto si vede nella diapositiva, nel primo libro di Samuele si racconta di come Dio abbia inviato una pestilenza ai Filistei, colpevoli di aver rubato l'arca dell'alleanza. E c'è un celeberrimo quadro di Nicolas Poussin, avanti, che descrive la peste di Azot,
lui lo dipinge intorno al 1630, che tra l'altro, per chi è stato al Louvre a vedere questo quadro, è un quadro bellissimo, e descrive la disperazione in assoluto, che dà contezza del fatto che epidemie con questi elevati quote di mortalità sono sempre assolutamente state presenti nella vita dell'uomo. La peste l'ha fatta da padrona, perché esisteva una promiscuità assoluta degli animali nella vita delle persone, tant'è che nel Medioevo, per esempio, i gatti hanno una grande popolarità non come animali da affezione, ma perché tengono lontani i topi dalle zone comuni. Cioè, il che già dicendo questo, noi introduciamo il concetto che i topi erano presenti costantemente nelle case. E è vero che il Rattus norvegicus, che è quello che noi oggi conosciamo abitualmente nelle nostre città, ha fatto capolino e comparsa in Europa intorno all'anno 1000, perché di fatto è originario della Mongolia. Però è anche vero che la diffusione del ratto era molto più modesta, perché la prima descrizione del Rattus norvegicus in quanto tale è legata a una descrizione che viene fatta da John Birkenhout, che è un biologo inglese, nel 1716, quando lui vede sbarcare da una nave che viene dalla Norvegia giusto appunto il Rattus, che lui definisce norvegicus e che ha delle caratteristiche profondamente diverse da quello che è il nostro topo comune o topo nero. Ora, la prossima, per cortesia. Il topo alberga, qui ora sempre sulla breve storia della peste, però volevo concludere il ragionamento sul topo. Il topo alberga la pulce, che è la Xenopsilla cheopis, come è stato già detto nell'altra conferenza, però il topo, proprio perché aveva promiscuità col gatto, poteva trasmetterla anche al gatto. E non solo perché la Xenopsilla cheopis stava solo sul topo, ma può stare anche sul gatto, ma perché la peste può essere portata anche dalla Pulex irritans, che è la cugina stretta della cheopis, ma che ha le stesse caratteristiche, perché sono degli acari del genere Siphonaptera, il che vuol dire che hanno dei sifoni, cioè dei proventrigli, che quando pungono per succhiare il sangue, siccome lì si accumula il bacillo della peste, cioè la Yersinia, viene rigurgitato all'interno del circolo sanguigno dell'individuo e quindi lo contamina. Questa dà origine di regola alla peste bubbonica, cioè attraverso i vasi linfatici, nelle zone distrettuali di dove è stato inosculato il bacillo, gonfia il linfonodo e si crea quello che è il bubbone, che ovviamente poi va da altre parti, quindi ascelle, eccetera, eccetera, e poi si viene a creare quella che è una forma di vasculite importante, per cui le dita nere, i piedi neri, ecco, la atra mors, cioè vale a dire il morbo nero e così via. A questo punto però la peste, ed ecco il discorso di quelli che avevano il sangue dal naso e che morivano di lì a poco contagiando gli altri, può trasformarsi in peste polmonare, cioè vale a dire dare una polmonite pestosa che è altamente contagiante, con la stessa modalità con cui oggi noi vediamo il SARS-CoV-2 o Covid-19 o coronavirus, che dir si voglia. Quindi la metodologia di trasmissione delle malattie per via respiratoria sostanzialmente è la stessa, e essendo la stessa, studiare con attenzione quelle che sono state le epidemie di peste significa studiare con attenzione quello che oggi accade e poter prendere anche degli spunti e, se vogliamo, lezione, perché c'è poi nel Rinascimento c'è talmente tanta produzione scritta su questa materia, soprattutto dal punto di vista di polizia sanitaria e di autorità sanitaria, che è estremamente interessante. Ora, qui c'è un errore, perché la peste giustiniana comincia probabilmente nel 470 e va avanti per anni, perché, come vedremo poi successivamente dalla prossima,
arriva in Svezia dopo 4-5 anni. Quindi, come sempre, queste malattie vanno attraverso le vie di comunicazione commerciale. E quindi questa nasce a Pelusio, va a Costantinopoli, ma ci arriva 3 anni dopo a Costantinopoli quasi. A Roma ci arriva nel 570. Quindi voi vedete una epidemia che nasce in una zona del Mediterraneo, che era poi allora il mondo conosciuto, per arrivare da un'altra parte impiega anni. Oggi è ovvio che se io ho un volo Wuhan Milano, dopo 12 ore è già sbarcata altrove. Quindi, pur essendo la metodologia di trasporto della malattia sostanzialmente la stessa, quello che cambia sono i tempi del contagio, perché sono cambiati i tempi delle comunicazioni e del commercio, ovviamente. Vediamo la prossima, che ci ragguaglia proprio sulla tempistica della... questo è interessante, perché già Ambrogio Lorenzetti diceva che il cattivo governo, quindi la guerra e la carestia, erano precursori della peste, e ne fa un'allegoria del cattivo governo che è stupenda, perché è talmente triste, talmente macabra, che viene subito da pensare assolutamente a tutte queste cose. Vediamo la prossima. Cosa succede? Succede che nel 1347 a Firenze, come tutta la Toscana, c'è una grandissima carestia che probabilmente termina intorno al periodo di Natale. Poi nel 1348, quando siamo a aprile, arriva l'epidemia di peste, e quindi voi capite che in 2 anni Firenze viene decimata, perché la sola peste fa fuori più di un quarto degli abitanti. Poi sui numeri lì siamo abbastanza approssimativi, perché gli unici che avevano i registri dei nati e dei morti erano i parroci. E quindi voi capite che ritrovare tutti i nati vivi e i nati morti, perché le uniche due organizzazioni che facevano anagrafe erano l'Arciconfraternita della Misericordia ad Arezzo e l'Arciconfraternita di Santa Caterina da Siena a Siena. Le altre non esistevano da questo punto di vista, quindi l'anagrafica era tenuta sostanzialmente dalle parrocchie. Comunque, nel 1347 viene definita in questo modo: fu la maggior carestia che si ricordi mai uomo alcuno. I contadini vennero alla città e per la fame cascavano per le contrade. Grande mortalità fu, e ogni mattina venivano alla chiesa grande molte famiglie di poveri per avere limosina, che di continuo si dava ogni mattina. Tra quali poveri vedeasi morire molti giovani e putti di fame in braccio alle madri loro, o una grande schiuma veniva loro alla bocca. E questo vidi io scrittore in San Jacopo dei Frati Eremitani, la qual cosa era grandissima passione a vedere. Allora, questa mortalità legata a questa gravissima carestia viene a Firenze nel 1347. La Madonna della Misericordia è interessantissima, perché oramai è cosa nota: la Madonna della Misericordia col mantello grande ospita sotto il mantello quelli che sono i fedeli, i supplicanti, eccetera, eccetera. In questo caso è bellissima, perché dà la prima descrizione di Firenze del 300. E perché? Perché il pittore sotto il mantello, vicino ci sono i maggiorenti della città, questo, quello e quell'altro, che ovviamente dovevano in qualche maniera ingraziarsi perché erano i committenti, però si vede la struttura di Firenze medievale, dove guardando sembra di intravedere bene il battistero, il che è interessante anche questo. Vediamo la prossima, per cortesia. Dopo questa situazione succede che purtroppo a Pisa arrivano le galee dei genovesi che venivano dalla Sicilia, dove avevano loro stessi trasportato la peste, e lì comincia la storia. Ma abbiamo visto come nel 541 ci fosse la peste giustinianea. Dopo circa 600 anni in Europa c'è la prima epidemia della seconda pandemia.
perché queste sono pandemie che hanno interessato tutto il mondo conosciuto. Quindi la morte nera si verificò tra il 1347 e il 1350 e causò milioni di vittime, proprio circa un quarto della popolazione di quel tempo scomparve assolutamente. E, diciamo che le planimetrie delle città dell'epoca in realtà sono nelle pitture, sono nell'arte, perché trovare cose diverse che non siano amministrative o che non siano legate agli ordinamenti della città è abbastanza difficile. Avanti. Questo dicevamo che il ecco qua. Questo è bellissimo perché riprende il discorso dei tempi di propagazione dell'epidemia, ma dà anche delle curiosità che sono poco spiegabili. Voi vedete che a un certo punto arriva la peste e vengono risparmiate, arriva in tutta Europa, fino alla Svezia dove arriva nel 1351-53, ma ci sono delle zone risparmiate, Milano, i Pirenei, una zona del Belgio e Varsavia, la Polonia. Cioè, perché? Quali erano mutate le condizioni da un punto di vista epidemiologico, tanto che a un certo punto questa malattia così devastante le circonda? Perché non è che va altrove. Voi vedete che Milano è circondata dalla peste, la regione di Milano. Però viene praticamente quasi risparmiata, che è esattamente il contrario di quello che è successo nella nostra circostanza. Avanti. Dicevo allora che i tre flagelli massimi considerati erano giusto appunto la fame, la peste e la guerra. E nella preghiera i frati dicevano libera nos domine, no? E qui c'è l'immagine della sepoltura di un monaco che è morto di peste. La prossima, dove questi concetti religiosi si sviluppano, però attenzione, qui c'è la cronaca del Villani che riporta alla teoria degli umori di Galeno, e basta leggerlo per comprenderlo. Nelle parti dell'Asia superiore, quando uscì dalla terra, ovvero cadde dal cielo un fuoco grandissimo, il quale stendendosi verso il ponente arse e consumò grandissimo paese senza alcun riparo, e alquanti dissono che quel puzzo di questo fuoco si generò dalla materia corruttibile della generale pistolenzia. Come vedete, quindi c'è, come posso dire, anche un aspetto magico religioso. Perché? Perché non si comprende la causa della malattia. Avanti. Allora, come vedete, il Dürer lo farà molto dopo, ma lo interpreta secondo me in una maniera bellissima quando fa vedere i quattro cavalieri dell'Apocalisse, dove ovviamente c'è anche Thanatos, che ha entrambi i significati di morte e di pestilenza, insomma, ecco. Avanti. Secondo me sono già delle immagini. E qui, al di là della problematica del contagio, della malattia, perché poi ora lo vediamo nelle cronache pisane, che è bellino, ovviamente la problematica del flagello divino mandato da Dio come punizione si insinua nelle coscienze, nella religiosità dell'epoca, perché non si riesce a capire. La malattia colpisce i ricchi quanto i poveri, non risparmia nessuno, i bambini e gli adulti, in tutte le condizioni, considerando che comunque le condizioni igienico-sanitarie delle città dell'epoca erano più o meno sovrapponibili, tranne come in alcuni casi, dicevo, Firenze, che aveva praticamente mancanza di rete fognaria e quindi condizione ancora di più grave da quel punto di vista predisponente, si va a pensare a quello che è la punizione divina per quello che il genere umano sta commettendo. Avanti. E ora credo con la prossima, ecco, questa è un'altra di quelle che io reputo interessantissime. Non solo perché descrive nelle cronache pisane come arriva la peste,
perché dice all'entrata di gennaio degli anni 1348 venne a Pisa due galee di genovesi, le quali vennero di Romania, cioè dall'Asia quindi, e come furono giunti alla piazza del pesce, qualunque persona favellò a quelli delle dette due galee, di subito si era ammalato e morto. E qualunque favellava allo infermo o toccasse di questi morti, di subito ammalava e moriva. Allora, intanto qui c'è subito la descrizione della peste polmonare, perché dice chiunque favellava, quindi chi parlava con queste persone, prendeva la malattia. Chi toccava i morti? Ecco che torna tutto il ragionamento degli animali che mangiavano i cadaveri ad Atene, che si ammalavano e morivano. Ma la cosa bella è che c'è una delle prime descrizioni di com'era Pisa, al solito, sempre in maniera artistica, che però ti dà un'idea della cinta muraria e di come era costituita la città medievale di Pisa. Avanti. Allora, detto questo, vedete, questo è il porto di Genova. I genovesi purtroppo hanno avuto il triste primato di portare la peste in tutta Europa, perché nel 1347 l'avevano portata in Sicilia e poi l'avevano trasportata in tutta Italia. E in Toscana avete capito com'è arrivata. Tutta la penisola, giusto appunto, fu colpita, ad eccezione di Parma e di Milano. E anche questo, secondo me, sarebbe un elemento di questo di questa pandemia in particolare da approfondire. Perché? Perché situazione analoga accadrà, come vedremo, nella peste manzoniana del 1630, perché, come molti non sanno, credo, Arezzo non ebbe morti. E quindi perché si vengono a creare queste situazioni? Qual è l'elemento, diciamo, o la decisione, sia essa amministrativa, politica, che porta a isolare un territorio e a risparmiarlo da una malattia che ha questa gravità in assoluto? Avanti. E quindi, purtroppo, come dicevo, i genovesi hanno avuto questo triste primato. E ci sono molte descrizioni. È emblematico qui l'incontro dei tre nobili cavalieri pisani, che riporta giusto appunto al discorso precedente, con tre morti di peste. Si vede il tremendo sgomento che hanno, perché hanno la consapevolezza che poi dopo la malattia li porterà a morte anche a loro. Vediamo la successiva. Allora, arriviamo un momentino alla fine della peste. Come tutte le epidemie, come quella attuale, siamo alla coda di un'epidemia, e sono d'accordissimo col dottor Caremani quando dice che il virus non è mutato, ma che siamo alla coda di un'epidemia. Perché i bacilli si possono anche mutare, anche i virus possono mutare, lo sappiamo benissimo, soprattutto un virus come il coronavirus, che è a monofilamento di RNA e tutto quello che vogliamo. Però questa è un'epidemia che, secondo me, in questo momento è verso la coda, ma il virus probabilmente non è cambiato. Però qui siamo alla fine della peste, dove si registra un deciso e diffuso peggioramento dei costumi dei fiorentini, ma potremmo dire in lato dei sopravvissuti in genere, i quali, rimasti pochissimi e trovandosi all'improvviso nell'abbondanza, consegnano se stessi al frivolo godimento delle voluttà negate. Cioè, la gioia per essere scampati all'epidemia di peste porta a un libertinaggio dei costumi che è l'ovvia reazione a quella che era una situazione che, considerando la carestia del 47, la peste del 48, che ha il suo zenith nel mese di maggio, e poi cominciare a calare, ma fino al tutto il mese di agosto si soggiorna a Firenze, che crea quindi una condizione di disagio non di poco conto, perché accatastavano i morti, c'erano le fosse comuni. Cioè, il morto di peste, premesso che veniva seppellito dai monatti e tutto il resto, ma
il sopravvissuto in genere veniva spogliato degli indumenti e gli indumenti venivano bruciati. Dice, a che serviva? Probabilmente a niente, però gli toglieva le pulci di dosso. Quelle pulci che lo avevano punto e che potevano aggredire un altro. Quindi il bruciare gli indumenti o metterli nelle fosse con la calce viva, che era una pratica abbastanza comune nel Medioevo, ma che si mantiene sostanzialmente fino a tutto il Rinascimento in tutti i tipi di pestilenza, è una cosa che, diciamo, si ripete costantemente nell'ignoranza di quello che poi di diverso si potesse fare. E questo è importante. Ma perché parlare un po' della fine della peste? Perché, come dice il buon Carlo Cipolla, riportando, che voi sapete, ha scritto un libro meraviglioso, Contro un nemico invisibile, Epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del Rinascimento. Ora, Carlo Cipolla è morto nel 2000, ma era un grandissimo storico, e dice una cosa bellissima. Perché? Perché fa capire quanto nella difficoltà del momento l'Italia, nonostante che ci fossero, come posso dire, l'Italia dei comuni, delle signorie successivamente, una uniformità di comportamento, perlomeno in tutto il nord Italia, diciamo dallo stato della Chiesa verso il nord, che era uniforme. E dice, a Venezia, il 30 marzo 1348, quindi siamo in piena epidemia di peste, il maggior consiglio prendeva la seguente deliberazione, e ovviamente è scritta in latino. Vadit pars quod elegantus tres sapientes per elezione, quindi eletti, in maiori consiglio qui examinent pro conservazione sanitatis. Cioè, creano una struttura di autorità sanitaria, che poi, come vedremo, saranno dei plenipotenziari, cioè non avranno bisogno, se non di comunicare al doge, di prendere delle decisioni sulla chiusura dei territori o sulle misure da prendere e conservare per evitare che la situazione degeneri o peggiori. In realtà si trattava di un comitato di emergenza, perché queste sono strutture sanitarie che non hanno una connotazione di stabilità. La connotazione di stabilità si avrà praticamente dopo il Settecento, vale a dire quando purtroppo queste strutture, che erano così all'avanguardia rispetto al mondo, vengono azzerate in Italia per rientrarvi poi nel XIX secolo e diventare nel XX secolo quelli che saranno i ministeri della sanità. Però la stessa cosa avveniva analogamente, quindi sempre nel 1348, era il magistrato della sanità di Firenze. Perché anche nella Toscana si cominciò all'epoca della pandemia di peste del 47-51, con ufficiali sopra ciò ordinati. Ma, come nel caso di Venezia, si trattava però di una situazione di emergenza, cioè questi magistrati erano ordinati per far fronte alla situazione contingente dell'epidemia e non era una struttura stabile. Per avere la struttura stabile bisognerà aspettare praticamente la fine del 500, i primi del 600. La prossima. Quindi, come vedete, dal punto di vista anche economico, politico, ecco, questa è la nostra, diciamo, Xenopsilla Cheopis, che è appunto un acaro del genere Siphonaptera, e di cui credo parleremo un pochino più diffusamente, parlando anche dei ratti e dei topi, e non solo, perché questo è l'ultimo accenno che voglio fare sulla peste. A tutt'oggi noi abbiamo un paese che è endemico per la peste, e nel capitolo dell'Harrison, che è il trattato di medicina interna, ultimo numero, l'ultima edizione uscita nel 2019, Anthony Fauci, che è notissimo in questo momento per essere lui l'infettivologo che ha sovrainteso a tutta la situazione a New York, descrive perfettamente tutta la malattia della peste, quindi tre tipi di peste, quella setticemica, quella polmonare, quella bubbonica, ma per un motivo molto semplice, perché la peste negli Stati Uniti è endemica, e soprattutto nell'Ovest, in Arizona, dove ha dei serbatoi naturali che sono nei cani della prateria,
nelle marmotte e nei coyote. E quindi ovviamente poi da questi qualche caso di peste ci può scappare. E nonostante la possibilità di trattamento antibiotico che esiste oggi, perché noi sappiamo che la Yersinia pestis è sensibilissima ai chinolonici, a fluorchinolonici in particolare, nei casi di polmonite pestosa o di setticemia pestosa c'è tutt'oggi una mortalità che rasenta il 20%. Quindi ci dice come questo tipo di epidemie siano particolarmente severe nel rapporto con l'ospite occasionale, perché l'uomo, parliamoci chiaro, nella Yersinia pestis è un ospite occasionale, perché l'ospite definitivo e regolare è l'animale. Ora, gli animaletti più simpatici che io, quando qualcuno va in America, eviterei di prendere o toccare sono i chipmunks, che sarebbero i famosi scoiattolini di Walt Disney, Chip e Chop, i quali sono molto bellini, ma albergano spesso la Yersinia pestis. La prossima. E io con questa bella immagine della Madonna della Misericordia del Palazzetto di Fraternita di Arezzo, che alberga tutti i fedeli sotto il mantello, e da un lato c'ha la statua di San Donato e dall'altra quella del Beato Gregorio X, concluderei lasciando tutto aperto alle domande. Grazie per avermi ascoltato. Sì, Giulio, avevi qualcosa da chiedere? Sì, no, io intanto ringrazio il dottor Rinnovati per questa bellissima esposizione che diciamo è partita dal testo di Boccaccio per poi allargarsi, ampliarsi a tanti altri aspetti di grande interesse, e che hanno chiarito alcune cose che probabilmente non erano sufficientemente conosciute. Dunque, io non so, ci sono delle domande, io lo vedo, faccio io da intermediario, perché poi avevo da farne anche una io, quindi posso proseguire io, rispondi in diretta. Va bene? Sì. Ok, benissimo. Allora, dunque, le vedevo, però ora non le vedo più, scusate. No, io ne vedo una. Che di Pacini, quando come finì questa ondata di peste? Ci fu qualche decisione amministrativa o politica che venne emulata e diventò la buona prassi? Qualcosa di simile al nostro lockdown? Allora, qui si rientra ovviamente sulle autorità sanitarie che prendono corpo in questo periodo, come abbiamo visto sia a Venezia prima, ma anche a Firenze, le quali ovviamente cercano di isolare il più possibile le aree di contagio. Il problema è che capiscono che il contagio è fra le persone, ma non sanno come avviene. Quindi, non conoscendone l'eziologia, come dicevo prima, giusto appunto, il malato che guariva di peste veniva denudato e gli abiti o messi sotto calceviva o bruciati. Loro non sapevano perché, però credevano che fossero degli abiti comunque fosse contaminati e che potevano in qualche modo essere causa di contagio. Ora, in realtà, il contagio era legato alle pulci che erano quegli abiti, perché le condizioni igienico-sanitarie erano quelle, la promiscuità con gli animali era quella, e quindi di fatto, fin tanto che non si venne a creare un'immunità di gregge, la peste proseguì. Poi ecco, vuoi proseguire? Leggi, puoi leggere le altre domande, vero? C'è una domanda. Sì. Quale fu la misura di contenimento o la causa che portò alla fine del contagio della peste del Decameron? Sì, esattamente, che è quello che ti ho detto, cioè poi alla fine di un'epidemia. Grazie, un'altra cosa interessante, che è vero che il primo libro dell'Iliade si apre con la descrizione di una peste,
inviata ad Apollo per la causa del sacerdote Crise e Agamennone. Apollo scaglia le frecce che colpiscono gli animali e gli uomini. Sì, questo è vero, ma allora l'Iliade secondo me è il libro della vita, perché nell'Iliade vi trovate praticamente di tutto, incluso il fatto che lo stesso Freud, quando decide di scrivere quel bellissimo libro che è sull'interpretazione dei sogni e cambia in qualche modo quella che è la storia poi della psicoanalisi, rilegge l'Iliade e il sogno ingannatore di Agamennone. Quindi l'Iliade ovviamente è un libro che attraversa la storia dell'uomo, su questo non c'è alcun dubbio. E quando poi però a capire se fosse veramente peste o una febbre emorragica o un tifo, perché purtroppo la contaminazione degli alimenti, o anche un colera se vogliamo, anche se poi le manifestazioni cliniche vedremo saranno abbastanza diverse quant'altro, però questo non è facile da capire. Allora, l'altra domanda è un chiarimento su peste bubbonica, peste nera, peste polmonare e una serie di sequenze in sequenza ciascuna all'una dell'altra. Allora, qui bisognerebbe fare un passo in avanti, non indietro, perché quando il Manzoni descrive la peste dei bravi, sostanzialmente del Griso, del Nibbio, eccetera, eccetera, descrive sì la peste bubbonica ma anche la peste polmonare. Ora, essendo una zoonosi, la prima peste compare come peste bubbonica. Buono. Cioè la peste, la pulce punge l'individuo e l'individuo prende la peste. La peste, che in questo caso è peste bubbonica, gonfiano gli linfonodi e è peste bubbonica. La peste bubbonica però può avere una fase dove diventa peste polmonare, cioè viene la polmonite pestosa. Chi prende a quel punto si trasforma in polmonite pestosa, diventa altamente contagiante attraverso le vie respiratorie con le metodologie che oggi noi conosciamo e per le quali indossiamo costantemente le mascherine cercando di diminuire la probabilità del contagio. C'è un terzo tipo di peste che parte sempre dalla bubbonica, quindi il primum movens è la peste bubbonica e è la fase setticemica, cioè invece di trasformarsi in peste polmonare, quindi in polmonite pestosa, dà una setticemia e nel qual caso il malato muore di shock, perché la setticemia pestosa dà uno shock e quindi c'è un arresto cardiaco e la morte per shock. Domanda 4, dove disse... No, aspetta, domanda 2. Sì. C'è lo Zacchini che chiedeva... Che era la domanda numero 2, lui precisa. No, è precisa, dice quando si presenta il contagio tra gli uomini. Ma lì Matteo Villani, nelle cronache fiorentine, lo dice perfettamente. Chiunque al mercato del pesce avesse parlato con i genovesi che erano scesi dalle galee, contraeva la malattia e moriva. Quindi era chiaro che la malattia era trasportata dagli uomini e nel fatto di specie con la respirazione. Domanda 4. Dove visse Boccaccio gli anni della peste? A Firenze. No, sì, esattamente. Boccaccio, che tra l'altro attraversa tutta la peste, perché lui il Decamerone lo scrive nel 1350-51, più o meno. Ora, sai, Giulio, questo è parecchio più ferrato di me, potrebbe dire zitto. No, era Firenze, era stato nel 40. Però lui scrive il Decameron nel 1350-51, quindi lui ha attraversato tutta l'epidemia di peste e l'ha vissuta in prima persona. Chiaramente, scampato alla peste, lui che era un letterario fa questa opera letteraria, tra l'altro per tanti aspetti bellissima e interessantissima. Poi noi aretini che abbiamo il Pozzo di Tofano siamo ancora più interessati di altri a questa opera letteraria, però lui la peste se l'attraversa tutta, quindi lui ha visto e toccato con mano che cosa significavano le fosse comuni, i monatti, essere sepolti con la calce viva, bruciare gli indumenti e il seppellimento dei morti, come abbiamo visto in quella diapositiva di quel monaco, tutti
involtati. Oggi sappiamo che le disposizioni di polizia sanitaria, e quindi quella che è il seppellimento delle salme, viene messo intorno a dei sacchi stagni per evitare che ci possa essere un qualunque contagio. All'epoca, pur nell'ignoranza dell'eziologia della malattia, certi provvedimenti li prendevano in via naturale, cioè incartavano i malati. Ovviamente chi li incartava aveva più probabilità di ammalarsi, però quello era. Ma poi nel bocca, scusa se intervengo brevissimo, nella introduzione della prima giornata del Decameron, Boccaccio allude a una specie di lockdown, perché dice che è di distanziamento, perché dice che gli abitanti furono bloccati in città, cioè non li fecero, chiusero le porte delle città. Non solo, a maggior valore, a valore di questo, lui le sette giovani belle e i tre giovani li mente acertando per sfuggire dalla peste. Certo. Sì. Quindi è vero che poi dopo loro organizzano i canti, i balli, le preghiere, quello che vuoi, ma loro in realtà sfuggono dalla peste di Firenze. Sì. Quindi già a quel momento c'era la sensazione dello sfuggire dalla malattia. Sì. Quindi dal confinamento. Poi c'è un'altra domanda. Se c'è una distinzione tra morbo nero per il cancro e morbo nero per la peste? No, allora la questione qui è parecchio complessa, perché definire morbo nero per il cancro vuol dire parlare di determinati tipi di tumore che sono anche abbastanza rari e che portano praticamente alla necrosi di arti, dove si vede, oppure allora le malattie che danno gli arti neri e che in qualche modo possono essere assimilate alla peste sono diverse. Chi come me purtroppo ha visto anche una sepsi meningococcica, vi dico che vedere un morto di sepsi meningococcica con il naso nero, le dita nere che sarebbero tutte da amputare, i piedi neri e le marezzature nere nel corpo, non è che sia molto diverso da vedere i buboni anneriti o tutte le piazze nere nel corpo di un appestato. Questo che io ho avuto la fortuna di non vedere, peraltro, perché io casi di peste non ne ho visti. Mentre ho visto già dall'epoca universitaria parecchia tubercolosi, perché c'era. E perché io ho fatto una tesi sulla indicazione chirurgica della tubercolosi geniturinaria, io però casi di peste anche guariti non ne ho mai visti. Però le sepsi meningococciche l'ho viste. E vi posso garantire che in base alle descrizioni o a quello che io ho studiato e letto, non ultimo, giusto appunto, il capitolo di Anthony Fauci sulla peste, l'unica malattia che posso assimilare alla peste nera dal punto di vista dell'annerirsi delle estremità e tutto il resto è sicuramente la sepsi meningococcica. Poi ora, se Marcello stasera ci ha sentito, ve ne darà contezza quando parla della spagnola. Sembra che non ci siano altre domande. Allora, se non ci sono altre domande, bisogna stare attenti perché si potrebbe commettere qualche errore, però mi sembra di no. Bene, allora grazie Andrea di questa magnifica performance che ci ha interessato, appassionato. E Però, se posso, finirei con l'introduzione di quello che sarà la conferenza successiva. E che è questa, capitolo 31 dei Promessi Sposi. Ah, dei Promessi, della tua, sì, certo. Sì. La peste che il Tribunale della Sanità, quindi come vedete, si ritorna lo stesso Manzoni al concetto delle autorità sanitarie,
aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese, c'era entrata davvero, come è noto, ed è noto parimenti che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte dell'Italia. Allora, a parte che, come scrive Manzoni in tre righi, ha già stigmatizzato la questione, però questo è, i lanzichenecchi portarono la peste. Io ringrazio tutti, ringrazio Giulio per avermi proposto questo, perché sono sempre cose estremamente stimolanti per quello che mi riguarda. No, poi me ne avevi parlato già altre volte a lungo con grande passione, quindi... Sì, perché nel 2012 per l'Arci Confraternita facemmo una breve storia della peste in provincia e devo dire che già allora... fu stimolantissimo, perché sono argomenti che poi ti appassionano, ti tirano dentro, perché insomma sono la storia dell'uomo. La storia delle malattie sono la storia dell'uomo. Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati a parlarne in un contesto, purtroppo, c'è poco da fare. Così è. Speriamo che passi. Bene, allora grazie di nuovo, veramente. Grazie a voi. Noi ci rivediamo per l'ultima videoconferenza. Sì, il 3 di luglio. Che appunto è il 3 di luglio sulla peste del Manzoni. Dove affronteremo argomenti diversi rispetto a quelli di cui abbiamo trattato oggi. E ricordo quanto detto prima, che invece la settimana prossima tornerà Marcello Caremani per parlare della spagnola, quindi di quella nella serie che abbiamo... previsto, è quella più vicina a noi e di cui c'è un ricordo vivo ancora, tutto sommato, perché direi sì. Bene, grazie e a venerdì prossimo allora. Grazie a voi, arrivederci.